Buondì ragazzi, sono le 9:17, io sono sveglia dalle 8. Sì, ho già lavato i capelli, fatto la doccia, ho sulla mia felpa Ugly Christmas Sweater perché siamo molto vicini al Natale. No, vabbè ragazzi, questa è quella che uso tanto in casa oppure quando non ho voglia di vestirmi bene, quindi anche se c'è scritto Christmas io me ne frego altamente. Comunque, io a quest'ora sarei già dovuta essere seduta alla postazione trucco a truccarmi e alle 10:20 sarei uscita perché praticamente non ve l'ho detto, ma tutti i venerdì prendo un bambino a scuola e gli faccio tipo da babysitter per un'ora, diciamo che devo portarlo da una parte e poi riportarlo a scuola, vabbè. Quindi ho questo impegno, però mi hanno appena detto che mi hanno appena mezz'oretta fa, infatti adesso mi sono un po' tranquillizzata, ho fatto colazione con più calma perché sì, ho fatto colazione. Oddio, non so come farvelo vedere. Ok, non riuscivo a girare il braccio, ho ancora dei problemi. Che brava vlogger che sono, ragazzi. E niente, quindi mi hanno detto che non devo più andare, quindi ho un sacco di tempo. Io non capisco perché non mi metti più a fuoco. Grazie. Sta dando dei problemi. Io non pensavo, ma lo sentivo dire da altre ragazze che dopo un annetto iniziavi a dare problemi tu, macchina fotografica, e non ci credevo. E invece sì, speriamo che non mi lasci, io ti voglio bene. Sto dando le carezze alla macchina fotografica. E vabbè, quindi ho pensato a questo punto, visto che mi avete. Aspettate, intanto andiamo in camera, accendo la luce perché non ho ancora tirato sulle tapparelle. Visto che mi avete tartassata di richieste, a parte che allora ho fatto il video all beauty e mi siedo perché sono già vecchia e stanca. E ho fatto il video all beauty e sì, mi avete detto tutti di provare assieme la Naked Reloaded. Lei ragazzi, infatti adesso farò un video visto che ho tempo in cui mi trucco, vi faccio vedere il trucco, quello base che stavo facendo tutti i giorni. Che è molto molto veloce perché io di solito per truccarmi ci metto almeno mezz'ora. Questo qui anche in 15 minuti sono truccata, facendo la base normalissima, il trucco occhi molto leggero e veloce. E non ho capito perché tantissime mi avete scritto: vogliamo vedere, sì, bellissime le palette di Nabla. Ma ragazzi, non c'è niente di Nabla in quel video. Io sono un attimo basita perché, boh, non lo so. Quindi boh, adesso comunque proviamo lei e basta, nel senso che quel trucco che volevo fare è molto semplice, non c'è bisogno di eyeliner, non c'è bisogno di niente, scusate, mi sta accendendo la voce. E come vi ho detto su Instagram è il periodo dei pollini e quindi io morirò per 3 mesi, raffreddore, un po' la voce giù, normalissimo proprio la normalità. E niente, vabbè ragazzi, mi sto dilungando come al solito, sono già 5 minuti che parlo praticamente, non mi ricordo cos'altro volevo dirvi. Ah sì, visto che adesso mi truccherò, giveaway ragazzi, abbiamo l'ultimo premio ancora da mettere in palio, io ce l'ho già qui pronto sulla scrivania, magari tolgo le cose della colazione e poi vi faccio vedere bene, forse è meglio. Eccoci qui ragazzi, ottavo e ultimo premio è questa scatolettina di Catrice che al suo interno contiene un po' di prodottini. Iniziamo da questa che è la palette Glowdoscope Highlighter Palette. Non si vedrà granché perché riflette, però è una palette di illuminanti e sì, stavo controllando, sono tutti in crema. Poi come illuminante abbiamo anche questo Dewy Wet Look Stick, quindi è uno stick per l'effetto bagnato, diciamo, e lui, ragazzi, c'è cioè, toppissimo, il Galactic Highlighter Drops, praticamente è quella roba fighissima che praticamente voi aprite e vi rilascia le goccettine di illuminante, proprio come le super Instagrammer americane. Poi abbiamo questo qui. E ovviamente ragazzi è tutto di Catrice, vi ho fatto il sacchettino Catrice, si chiama Frankfurt, è un rossetto e anche lui è super olografico, cioè questo praticamente è un po' un pack all'insegna dell'olografico, ve l'ho tenuto per ultimo apposta perché sapete la mia fissa per tutto ciò che è illuminante, quindi vabbè. Poi ombrettino, l'highlighting eyeshadow,
Questo qui è Rosino, si chiama 030 Metallic Lights. E poi credo sia l'ultimo, abbiamo Arctic Glow Highlighting Powder, è sempre tipo un illuminante, però guardate che figo, è tutto effetto marmo. E questa qui è la colorazione 010 Jupiter's Glow. Controlliamo, sì ragazzi, è finito. Quindi niente, questi sono i premi. Come al solito partecipare è veramente semplicissimo, vi basta essere iscritti al mio canale. Avere le iscrizioni pubbliche perché sennò io non posso controllare se siete iscritti o meno e controllatelo ragazzi perché un sacco di volte mi è capitato di dover riestrarre perché la gente non mi seguiva o perché non avevano le iscrizioni pubbliche, ma mi è successo veramente tante volte. Con l'ultimo giveaway veramente ho dovuto riestrarre perché non mi seguiva la ragazza, vabbè. E è l'unica cosa che bisogna fare per poter vincere, però vabbè. E poi altra cosa importante, lasciare un commento qui sotto, quindi un commento qualsiasi sotto questo video. Potete scrivere quello che volete, come al solito fate pure. E vabbè, ragazzi, inutile ripeterlo ancora per l'ennesima volta. Se non siete maggiorenni, dovete chiedere il consenso ai vostri genitori perché io vi devo inviare il premio, quindi ho bisogno di dati privati, diciamo, e quindi dovete avere il permesso per potermeli fornire. E niente, basta questo giveaway come tutti gli altri, dura 7 giorni a partire da oggi. Poi comunque trovate tutto scritto nell'info box, c'è cioè ormai tipo macchinetta. Ripeto le stesse cose e niente, va, vado a truccarmi. Basta. Eccomi qui, ragazzi, sono pronta. Mi sono cambiata, truccata perché, come vi dicevo, ho girato il video e io ancora non sono a fuoco. Ok, grazie. E sto finendo di sistemare la borsa perché mi porto anche una sacchettina extra. Cosa c'è già dentro qua? Adesso vado a vedere cosa c'è e gli metto dentro il cavalletto e la macchina fotografica. Perché sì, non ve l'ho detto, ma adesso andiamo a Milano, che abbiamo un appuntamento poi nel pomeriggio. Faccio un giro prima, mangio qualcosa e poi andiamo all'appuntamento. Quindi, ok, possiamo partire. Pausa pranzo al McDonald's, ho preso un hamburger come sempre, l'Eric con il bacon che adoro e il Grand Crispy McBacon. Come sapete il mio preferito è il Big Tasty Bacon, ma non c'è mai, quindi andiamo di questo. E sono stata leggera, ho preso solo l'acqua stavolta, non il tè. Vabbè, buon appetito! Quasi, mi sono fatta un pezzo enorme a piedi. Comunque sono in via Dante 7 nella boutique di Estée Lauder, dove una beauty expert mi aiuterà, diciamo, nella scelta dei prodotti perfetti per me, per una skincare routine notturna perfetta, proprio perché oggi è il night sleep day, quindi celebriamo questa giornata in questo modo. Adesso vi porterò con me e vedremo un po' che cosa faremo. Eccomi, sono arrivata, peccato per i ponteggi che rovinano un po' la facciata, però questa è la boutique e entriamo. Ragazzi, sono qui con Shara. E adesso andremo a togliere il make up, giustamente, con che prodotto? Le Double Wear. E poi proveremo i prodotti invece per la cura del Della pelle, viso. Sì. esatto. Sì, andremo a fare un trattamento utilizzando Advanced Night Repair. Ok, perfetto, grazie mille. Grazie a te. Allora, mettiamo la prima goccia di Advanced Night Repair e la massaggiamo. Vediamo che il prodotto quasi scompare perché viene assorbito immediatamente dalla pelle essendo oil free. Dall'altra parte, dove non ho messo niente, mettiamo un po' di acqua facendo finta che sia la nostra idratazione e, come vediamo, l'acqua cade. Dall'altra parte, dove abbiamo messo Advanced Night Repair, invece l'acqua rimane esattamente lì. Andiamo ad applicare 4 gocce di Advanced Night Repair sul viso pulito e con un
cannello, andiamo a stenderle. Allora, sul contorno occhi andiamo ad applicare Advanced Night Repair Super Charge, ed è praticamente un contorno occhi che contrasta le luci blu. E le luci blu cosa sono? Sono delle luci che vengono trasmesse appunto dai device TV, tablet e telefoni, e appunto vanno a uccidere tutte le cellule praticamente, giusto? Quasi, diciamo così. Allora, praticamente le luci blu sono quelle luci che anche durante la notte, quindi anche quando abbiamo ad esempio il telefono in mano, trasmettono al nostro contorno occhi che è sempre giorno, ok? Quindi cosa va a fare? Va a fare un effetto filtro appunto per queste luci blu, oltre ad essere uno schiarente e un drenante. Per te ho scelto dei Wear, che è la nostra crema idratante antiossidante. Adesso che abbiamo finito il nostro trattamento, ti prenderò l'iMatch, che è il nostro, diciamo, macchinario per determinare il tono e il sottotono dell'incarnato, per trovare il colore del fondotinta perfetto. Ok. Un piccolo gift che vi faccio vedere quando arrivo a casa. Adesso in mezzo alla strada magari evitiamo, e adesso vedo se andare a prendere la metro oppure in teoria dovrei provare un'applicazione per la macchina, vabbè, poi dopo vi spiego nel caso se riesco a farlo. Quindi adesso vedo un attimo cosa fare. Eccomi qui ragazzi, fiatone da 3 piani di scale, e cioè veramente sta giornata non mi ha dato neanche una gioia. No, scusate, una gioia sì, ho trovato parcheggio davanti casa, almeno quello. E cioè, allora, stamattina non vi ho registrato una parte perché avevo un lavoro da fare, dovevo andare in un negozio per un lavoro, ho sbagliato strada, arrivo nel negozio, ho dovuto aspettare tipo mezz'ora perché non ne sapevano niente, mi dicevano no, non puoi fare video. E quindi ho dovuto chiamare il responsabile, hanno dovuto passarlo a me perché loro non sapevano spiegarsi, cioè vabbè, una cosa lunghissima, e sono morta di caldo. Poi di nuovo ho dovuto fare altri tipo 5 km a piedi, perché poi oggi c'era una specie di manifestazione, quindi non passavano i pullman, comunque ce n'erano pochi. Poi ho uno chiesto se andava in centro, mi aveva detto di no, invece ci andava. Quindi vabbè ragazzi, ho camminato credo tipo per 1 ora e mezza, 2 oggi, e con le scarpe di Primark che sono ancora nuove, quindi non sono ancora perfette, diciamo, per fare tutto sto tragitto. Intanto io me le sfilo perché ci sto morendo. Poi come vi dicevo, sono andata a fare la consultazione da Estée Lauder e vabbè, tutto a posto. Devo farvi vedere le cose, però aspettate, le ho dimenticate di là. Mi metto le ciabatte e andiamo. E dopo vi ho detto che andavo a fare sta roba qui di car sharing. Il brand, diciamo, era Ubeco. Dovevo fare questa campagna tramite Friends, un'app che uso. Vi lascio qui sotto il codice se volete iscrivervi. Iscrivetevi solo se realmente volete fare le campagne, però per favore, perché sennò mi levano crediti se non le fate entro un tot di tempo. E praticamente dovevo fare questa campagna in cui dovevo provare questa applicazione di car sharing. Praticamente arrivo lì, apro la macchina, bisogna inserire un PIN,
inserisco il pin, errato, inserisco il pin, errato, era sempre giusto, però me lo dava errato. Alla fine mi fa, esci dalla macchina, fra 300 secondi si chiude, quindi alla fine non sono riuscita a fare niente. Ho perso mezz'ora perché ho dovuto camminare 20 minuti per arrivare alla macchina, perché in centro centro non ce n'erano, quindi ho dovuto camminare un sacco, arrivare alla macchina, perdere una decina di minuti a cercare di capire come fare con sta cacchio di macchina, poi altri 15 minuti per tornare alla metro. Non ce la faccio più, ragazzi. Poi la metro era piena rasa, in macchina ho trovato solo capre, infatti io toglierei la patente alla metà delle donne probabilmente, perché cioè veramente non sono capaci di guidare. Io non mi ritengo Michael Schumacher, però cioè sono brava, sono Michael Schumacher a differenza di queste persone, perché veramente c'è gente che taglia le rotonde, cioè è a destra e taglia completamente a sinistra senza mettere la freccia né niente, oppure che sta in mezzo alla strada, non in mezzo alla corsia, in mezzo alla strada, ragazzi, a cavallo fra le due corsie. Cioè io, vabbè, poi quelle che vanno piano, però quelle ormai sono la normalità. Vabbè, sto dicendo un sacco di cose, mi sto sfogando con voi, mi spiace, scusate. Vi faccio vedere al volo le cose di Estée Lauder, tanto è un kit. Eccolo qua, non ho più un respiro praticamente, non riesco più a respirare. Allora, è questo kit che si chiama Repair Hydrate Renew. Praticamente contiene questi patch per gli occhi della linea Advanced Night Repair, che è quella che abbiamo provato oggi. Poi contiene la crema corpo, il siero, l'Advanced Night Repair, quello che ha usato su di me, e il balsamo labbra, che infatti mi ha detto ti servirà tantissimo perché ho le labbra strasecche. Però ragazzi, in questi giorni c'è un vento pazzesco e cioè si sono disidratate tantissimo. Già io non ho delle labbra così morbide, vellutate, diciamo. Questi giorni è disagio veramente, infatti sono arrivata che avevo tutte le pellicine, non vi dico, soprattutto dopo essere stata delle ore in giro per Milano. E niente ragazzi, a questo punto io vi saluto, anche se sono solo le 5 del pomeriggio, mi riposo un attimo e poi di nuovo devo lavorare, ma tutta la sera, e non posso riprendere, quindi è inutile che io rimanga qui a protrarre oltre questo vlog. E quindi niente, a questo punto vi saluto, vi mando un bacione. Spero partecipate in tanti al giveaway e niente, alla prossima con un nuovo video. Ciao!